46esima edizione del premio Satira Forte dei Marmi, con nomi di spicco. Quello di Roberto Benigni, che ritirerà il premio alla carriera, e quelli dei vincitori di quest'anno. Lo street artist TV Boy, l'attrice Paola Minaccioni, il comico Natalino Balasso, il disegnatore Vincino e il creatore di film di animazione Astutillo Smeriglia. A menare le danze sarà ancora una volta l'inossidabile Serena Dandini, affezionata conduttrice del premio. Sono stata premiata tanto tempo fa, poi sono stata messa nella giuria, poi ho fatto la conduzione, insomma voglio dire ormai sono della famiglia del premio Satira Forte dei Marmi, è una bella famiglia. Soddisfatto per il nuovo format del premio Satira, il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi. La satira è venuta in piazza, nel senso che è uscita dalla capannina di Franceschi, viene fuori, si porta nelle piazze del paese. Abbiamo avuto un periodo che è stato cosiddetto aspettando il premio, dove ci sono stati spettacoli teatrali, presentazione dei libri. I libri sono stati presentati qui in piazza Garibaldi. Stasera c'è il premio alla Villa Bertelli. Cambiamo format, cerchiamo di renderla più ampia, di maggior respiro, e vediamo se riusciamo a creare veramente un festival della satira. Grande interesse per la vera novità di quest'anno, l'artista di strada TV Boy, salito agli onori delle cronache per il murale del bacio tra Salvini e Di Maio, che riprendeva l'iconografia sovietica. Murale che venne fatto cancellare dalla sindaca Raggi nel giro di poche ore. L'artista, al secolo Salvatore Benintende, 37 anni, ha spiegato perché non si fa riprendere a volto scoperto. Al fazzoletto per proteggere la mia identità, perché in realtà io quando agisco su strada agisco nell'illegalità, nel senso che non ho permessi. Però anche mi piace l'idea del fazzoletto perché è l'opera che è protagonista, non la faccia dell'artista, ma è il lavoro dell'artista che deve uscire. Cosa rappresenta questo bacio? Rappresenta un'opera che a Roma è stata in qualche modo censurata, cancellata, e che in qualche modo continua a vivere sia sui media, perché è stata riprodotta da tantissimi giornali, da media, ma anche in un'altra riproduzione a Forte dei Marmi, che è una città che ha voluto in qualche modo farla rivivere, no? Quindi è bello che un'opera che è sparita possa ritornare in qualche modo.